Video Games Party a Lucca Comics and Games 2011, una finale di Tekken 6 che potrete scaricare anche dal nostro canale YouTube, youtube.com/videogamesparty, che è stata molto avvincente. Perché? Perché abbiamo avuto due grandi campioni, Sasha e Vincent, vedersi proprio in finale, con Vincent che arrivava dalla loser bracket e che è riuscito a stravolgere completamente il suo risultato. Ma ce lo facciamo raccontare da loro, partendo però dalla terza posizione. E il terzo arrivato al torneo di Tekken 6, eccolo qua, tu sei? Michael. Michael, allora, come è andato il torneo? Da quanto tempo giochi a Tekken? Gioco praticamente da quando sono piccolo, ai tempi di Tekken 2. Diciamo che me la cavo solo appunto perché ci gioco da tanto tempo, solo per quello. Poi, Tekken 6 adesso ci gioco online tanto, ho preso la mano solo. Bene, bravissimo. Allora, per te che sei arrivato terzo, la nostra... Un giocatore di lotta, un gioco di quad. Ok, ci sta. Per te c'è... No, questo è del primo arrivato. Vabbè, dai, Sabrina. Eh sì. Per te che sei arrivato terzo, c'è un videogioco per PlayStation 3 che sta facendo vedere Sabrina, che pensa anche di... Non ti ascoltano se non hai il microfono. Allora, per te c'è questo e un po' di gadget targati Cooler Master. Eccoli qua, per te. Grazie a te, buon rientro. Facci arrivare il secondo arrivato, ovvero Sasha. Io sono pazzo, lei è pazza. Allora, Sasha, il secondo arrivato al torneo di Tekken 6, eccolo qui. Ciao, lui viene da Roma, un giocatore conosciutissimo, bravissimo. Allora, raccontaci un po' questo torneo che hai giocato anche senza il tuo arcade stick. Sì, è stato un torneo lungo, ragazzi nuovi, io non gioco molto a Tekken 6, ho giocato a Street Fighter questi anni, quindi è stato bello vedere le nuove leve, è andata bene comunque, molto fortunato. È stato bello vederti anche perché sei sempre, insomma, riempi sia di bravura che di modestia e di precisione anche i nostri tornei, noi te ne ringraziamo. Mille regali per te, dice Sabrina. Allora, ci sono un portachiavi a penna di Cooler Master, un videogioco per PlayStation 3. Per quando sei sudato c'è il polsino da Cooler Master. Hai freddo? Quando hai freddo la papalina. Per mettere lo spazzolino al dentifricio. Beauty case, grazie Sasha per essere stato con noi. Eccolo qui, Vincent e la sua Anna. Lui ha stravolto il risultato dalla loser bracket. Vince gioca con Anna. Io la prima partita però ti ho visto con Nina. Sì, perché avevo un avversario che usava un metodo di gioco insolito, cioè usava molto delle mosse singole, colpi singoli, come si vedeva proprio sempre delle mosse singole. Allora ha detto: provo a usare un personaggio un pochino più, che regala un po' di più sulla punizione. In realtà poi dopo ho visto che c'è in torneo, se non uso Anna ho scarse possibilità di vincere comunque in generale. Beh, la tua Anna è stata fantastica, tanto che ti sei vinto la prima finale, quella che doveva piallare il vincitore della winner bracket. Dopodiché la finalissima hai vinto 3-0, se non sbaglio, 3-1 come match. 1 come match. Ecco. Devo fare le mie scuse al giocatore che è arrivato secondo, perché quando ho perso sulle console le ho risposto un po' male. Ah, dai. Purtroppo nell'agonismo c'è quell'attimo di esaltamento più degli altri, quindi mi dispiace per Sasha, che tra l'altro conosco, so che è un ottimo giocatore, so anche di Tekken Italia esattamente come me, so cosa vuol dire comunque sentirsi dire certe cose. Mi dispiace, gli chiedo scusa, però alla fine il torneo ha dimostrato che è andata così, insomma. Va bene, non voglio sapere cosa c'è dietro, perché chissà cosa ci sarà dietro. Sta di fatto che hai vinto il torneo di Tekken 6 qui a Lucca Comics and Games. Vinto assolutamente tu il tuo gioco di quad. Hai un gioco di quad. Un beauty case. Bello, grazie. Era proprio quello che volevi, vero? No. Ti ho letto nel pensiero. E poi un cappellino per giocare a Tekken magari fai, non so, un torneo all'aperto di... Sì. Bene, beh, tu la conosci già Sabrina perché si veste spesso da giocatrici di Tekken. Allora Vince, ti ringraziamo. Ringrazio ancora lo staff di Video Games Party, perché ogni volta il torneo, nonostante alcune difficoltà tecniche, è stato bellissimo. Come... Sì, si è data semplicemente via la luce, cioè renditi conto. Va bene, grazie mille. Video Games Party, il divertimento continua.